Palermo e Santa Rosalia, dai quartieri residenziali a quelli popolari, il sentimento di devozione nei confronti della santa patrona della città si rinnova e si intensifica con l'avvicinarsi dell'appuntamento classico del 14 luglio, il giorno del festino, quando tutta la città partecipa al rito religioso con l'attesa sfilata del carro lungo l'asse che dalla cattedrale conduce a Porta Felice e si conclude con il consueto finale liberatorio sottolineato dai botti, dai fuochi d'artificio. L'aspetto sacro dunque che si mescola a quello profano e si esprime anche attraverso il cibo, quello povero da strada, il cui menù non può ovviamente fare a meno di anguria e babbalucci. Acqua di cielo, come triso vecchio, solo questo mare, vecchietone, carriche e poi tarenza, ma solo questo mare, perché ha da banna montagna, patate. E allora? Noi vedremo ancora il tuo cielo, vedremo ancora occhi di bambini rubati all'infanzia, attraversare marciapiedi e diventare subito uomini, donne, madri, padri, vecchi e di nuovo bambini. Sentiremo gli odori del limone, della cannella, del basilico che diventano nuvole e coprono il cielo. Una bella d'erbe, famiglia ed animali. Una città. Una città. Era Nico, però mi ricordo che bagnavano, penso all'estate, pisci freschi, moloni e gelate, altre cose che non ci so più. C'era quando scalava Tonnina e liceo sia prima mattina e lo scecco con giumme cianciani. Che spettacolo grande che fu, si grapevano 100 balconi e calavano 100 panari. 14 e 15 luglio 2011, la città di Palermo ritrova la sua festa, appuntamento irrinunciabile, quello del festino di Santa Rosalia, patrona della città di Palermo. La città ritrova però anche le sue solite e sterili, possiamo dire, polemiche, azioni demagogiche nei confronti della politica. Noi vogliamo proporre una idea per questa festa, una fondazione affinché non si poi ci si ritrovi come quest'anno il 13 luglio a dover fare i conti con un festino di sicuro ridotto ma sempre voluto e desiderato dai palermitani. Abbiamo chiesto ad artisti e devoti della Santa un miracolo per la città di Palermo. Ci troviamo a Piazza Monte di Pietà, alle nostre spalle la prima cappella votiva dedicata a Santa Rosalia. Chiediamo alla gente del quartiere cosa rappresenta questa piazza e questa edicola votiva. Questa piazza rappresenta il festino Santa Rosalia di Piazza Monte di Pietà, che noi ogni anno ci tassiamo di un euro per fare questo piccolo festino nel rione Monte di Pietà. E ci sacrifichiamo noi per Santa Rosalia, tutto il comitato di Piazza Monte di Pietà. Da cittadino palermitano e devoto di Santa Rosalia, patrona della nostra città, le chiedo cosa chiede per i palermitani a Santa Rosalia. Prego Santa Rosalia che veramente pulisca questa città da ogni male, perché i mali sono tanti che terrorizzano la nostra città, a livello politico soprattutto, per chi ci governa e chi ci ha ridotta in questo stato, perché Palermo è non la capitale della Sicilia, per noi, per il nostro orgoglio, Palermo è la capitale del mondo,
perché noi siamo veri palermitani, siamo i veri, unici palermitani. Abbiamo l'orgoglio e la dignità di poterlo dire. Noi siamo Palermo. E allora un regalo le chiedo, il grido a Santa Rosalia. Un neconfata, con orice con mia, viva Santa Rosalia! Santa Rosalia, chiedo di proteggermi come fa con tutti i palermitani e di continuare a portarmi fortuna, perché al giorno del festino sono legate delle belle esperienze di momenti importanti della mia vita. Da cittadino, e qui sarò scontato ma è ovvio trattare questo argomento, spero che questa splendida città in cui sono nato e dalla quale non voglio spostarmi per nessun motivo venga amministrata con maggiore attenzione. Siamo un gioiello del Mediterraneo, però questo gioiello deve essere curato con maggiore attenzione. Senza dire questioni politiche, semplicemente guardando con gli occhi del cittadino, mi pare di poter dire che siamo tutti scontenti, e allora sarebbe bello, bellissimo scendere da casa ogni mattina con l'orgoglio di un palermitano che è convinto di trovare il giusto palcoscenico per una tradizione di una città che tutti ci invidiano. Peccato, abbiamo tanto e ci accontentiamo di poco. La cultura, il turismo, tante cose, tanti argomenti che trattiamo sempre come se fossero fuori dal mondo, come se appartenessero ad un altro pianeta, invece li abbiamo nel nostro DNA. Basterebbe semplicemente riscoprirli con un'attenzione e un amore che ognuno di noi, prima ancora di dare delle responsabilità agli amministratori, che ognuno di noi deve rispettare ogni giorno, e forse impareremo anche a chiedere ai nostri amministratori di essere più attenti. Ma prima di ogni cosa dobbiamo essere innamorati noi della nostra Palermo. Io non chiedo niente, perché a me il miracolo Santa Rosalia me l'ha fatto. Santa Rosalia mi ha levato un tumore, infatti ho ringraziato Santa Rosalia perché ha intercesso lei verso Gesù, e poi il dottore, Iannitto in particolare. Quindi a questo punto, viva Palermo e Santa Rosalia, stasera facciamo lo spettacolo, e lo spettacolo lo dedichiamo al popolo palermitano che hanno veramente fede a Santa Rosalia. Allora, sinceramente una è troppo poca, però ne devo dire solo una: un lento e radicale stravolgimento della città, un risveglio delle coscienze. Ma in realtà la cosa più banale è retorica: lavoro per tutti, perché io da ragazzo, da giovane, vedo che futuro non ce n'è, non c'è più lavoro, e quindi che dobbiamo fare? Rosalia, se mi stai ascoltando gentilmente, sii consapevole che se noi giovani sono a mare, capisco che in estate il mare è bello, ma a mare ci devono andare con i soldi, comprarsi il gelato, non andarlo a rubare o guardarlo agli altri. Noi alla Santa chiediamo un po' più di serietà e soprattutto di buon lavoro a quelli che governano questa città. La Santa ci deve fare questa grazia, che queste persone che vengono votate, che diano dei risultati a cui noi speriamo, altrimenti è inutile fare le votazioni. Ma allora meglio anarchia totale, ognuno mi fatta sua e cucciamo chi più la spada. Se noi votiamo per queste persone devono cercare di fare crescere la città, dove ne abbiamo bisogno. Ma il Medano si dice che ha ubici federati. Ora. Basta questo per concludere un po' tutta la situazione. Qualcuno dice Palermo, crisi, c'è crisi, non ci sono soldi. Io credo pochissimo a questa cosa, perché credo in due cose: quali piccio dice con nave e con nave un nave. Quando Gesù commetao tutti quanti virginetti, bello pranzo apparecchiato di galante e così belle, in tal mezzo un banchetto s'assetta con un gran rispetto tra le tante virginette, una sola lacrimava. Questa virginetta che lacrimava era Santa Rosalia. Cara Santa Rosalia, è da un po' di tempo che noi palermitani ti inquietiamo, ti scriviamo, ti chiediamo, che quasi quasi tu in questo ultimo festinetto picciotti finiamo con suo buidello, ma se no scino il lucare ma fa zappiere. Se potessi chiederti una cosa, ti chiederei questo: per piacere, fai in modo che la cultura ritorni in questa città.
cosa chiediamo a Santa Rosalia? Io avrei un'idea, nel senso, non sono abitudinario a chiedere qualcosa ai santi, vado direttamente dal principale. Però se proprio dovessimo chiedere qualcosa, tipo sulla musica a Palermo. Vabbè, c'è Sasà nella nostra canzone che chiede a Santa Rosalia di liberarci dalla pestilenza. A libertarci dalla nuova pestilenza. L'ignoranza, la mafia e la prepotenza. Chi sarà terra di cultura e civiltà? A m'accanciare, a m'accampare, a m'ammorre ca. Cosa si può fare di concreto per organizzare al meglio il festino di Santa Rosalia? Ritengo che per una manifestazione del genere, che va avanti ormai da oltre il 1624, se non sbaglio, dal momento in cui nasce il momento della peste in Sicilia, quindi l'arrivo di Santa Rosalia che aiuta Palermo, ha bisogno di una programmazione annuale seria. Non si può fare un evento del genere in due giorni, bisogna esserci una programmazione seria fatta per l'intero anno, cercando di coinvolgere non sempre l'ente pubblico, il comune, la regione, per cercare di trovare risorse all'ottenuto che spesso non ci sono, ma bisogna creare un organismo, ad esempio una fondazione, che ci consenta a tutti di partecipare, trovando attraverso questo organismo attività sponsor che ci danno la possibilità di poter programmare per l'anno successivo tutto quello che serve per creare una festività religiosa, per così come nasce, e un momento d'allegria potrebbe essere quella parte laica che viene fatta per cercare di dare sollievo alla città di Palermo. Ci auguriamo che questa idea possa essere realizzata. Santa se vie mai quattro canti, è un bodere un passo chi avanti, a mia me pare che fu s'arrabbiato, ubi c'è il re.